lo sanno che sei Beniamino Cardines. Oh, chi è che non ti conosce? Ormai salutiamo tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Bubu Tagged. Ma senti, ma l'hashtag di Bubu Tagged, come si scrive l'hashtag di Bubu Tagged? Che io non lo riesco a trovare. Questo anno in cui sei diventato Beniamino Cardines, autore dell'anno a Torino, all'Ingotto di Torino, l'anno scorso ti hanno incoronato, possiamo dire incoronato. Autore dell'anno per questi libri che hai scritto, che sono rivolti alla nuova generazione, agli adolescenti, ai ragazzi. La trilogia di plastica. La trilogia di plastica, che è bellissima, è una cosa nuova al mondo. Ecco, questo. E poi non solo, c'è anche quello che mi piace tantissimo, a parte le casalinghe, che è stupendo, appunto sono 70 casalinghe, una dopo l'altra, una costruzione. 70 donne. Donne, una costruzione letteraria molto, possiamo dire, inusuale, perché non è noiosa, ma si legge. O se uno vuole leggere un giorno, una al giorno, no? Una al giorno. 70 giorni. 70 giorni se la spiace. E poi c'è questo che mi piace tantissimo. Sirena bambina. Qual è quello che ti ha dato più soddisfazione di questi libri? Che ti devo dire? Plastica mi ha... a parte questo bellissimo premio dell'autore dell'anno e poi tutti gli altri premi vinti nel 2023, ma poi è stato così amato questo personaggio. Qual è la storia che ti è rimasta? Quella proprio che, nonostante hai letto tanti libri, sei andato avanti, li hai scritti, però una storia che ti ha, hai nel cuore, non riesci, ogni tanto te la vai pure a rileggere. Beh, allora, io ho una serie di libri che puntualmente rileggo a distanza di anni. Anch'io, sì, e ce lo scrivo dietro, quindi mi ritrovo anche le date in cui lo scrivo. Sì, sì, ormai da diversi anni ho iniziato a scrivere. Cioè, ogni volta che tu leggi? Sì, ma tutti i libri, ormai da diversi anni, dietro alla incalcio ad ogni libro scrivo la data in cui l'ho letto. Però ci sono questi libri che leggo e rileggo, non è che li sto a rileggere ogni anno, cioè magari passano anche 8 anni, sono passati 9 anni, eccetera. Però ce n'è uno in particolare che mi è più caro di altro, che è Narciso e Boccadoro di Herman Hesse. Dentro di me questi due personaggi continuano a convivere e trovo che sia un romanzo bellissimo. Quando è che senti l'esigenza di leggere, per esempio, Narciso e Boccadoro? Non lo so, un amico mi ha detto: sto leggendo Narciso e Boccadoro, perché gliel'avevo consigliato. Allora gli ho detto: sai che ti dico, mo me lo rileggo anch'io, perché così, una volta che avremo finito di leggerlo, potremmo parlarne insieme. Però, secondo te, se ci fossero più incontri, se ci fossero più club del libro, ci sarebbe più interesse per la letteratura e per i libri, potendone parlare, potendo dire quello che mi ha emozionato, no? Perché spesso si tiene dentro, diciamo. Beh, allora, la grande intuizione di San Benedetto e la grande intuizione francescana successiva fu che ce ne dovevano stare tanti di monaci, tanti di monasteri e tanti frati che giravano, no, la regola francescana, perché più ce n'erano più si dava visibilità alla loro missione. E infatti quelli sono stati quel periodo, no, tra l'epoca di San Benedetto, quindi l'anno 1000 e, come dire, il 300, il periodo di San Francesco d'Assisi, sono stati degli anni in cui la devozione cristiana ha assunto delle proporzioni che poi non ha più avuto. L'uomo cambia nel momento in cui crea la società. L'uomo cambia nel momento in cui fa famiglia, fa tribù, fa clan e inizia a relazionarsi con altri uomini. E quindi e fa il salto, diciamo, quantico della specie, no? Mi sembra l'1% che ci differisce dal patrimonio genetico dei primati, dei gorilla, eccetera. Esatto. Quindi quell'1% fa la differenza, ma quell'1% è tutto speso in voglia di comunicare, in linguaggio, è tutto speso in questa straordinaria capacità che abbiamo elaborato noi. Abbiamo avuto probabilmente una la più grande botta di sedere di tutta la storia del mondo animale, che è quello che siamo riusciti ad elaborare il linguaggio, e grazie all'elaborazione del linguaggio abbiamo innescato una comunicazione, e quindi è nata, come dire, la
cultura, la cultura è l'arte, la poesia, la letteratura, la musica, e ovviamente la pittura. Se pensiamo a quelle prime mani, no, impresse nelle grotte preistoriche, quelle erano già la, come dire, i prodromi della cultura. La molla che spinge un ragazzo che non ha voglia di leggere e invece poi scopre la voglia di trovare delle risposte all'interno di lui. Sicuramente, come tutti, quando leggiamo abbiamo voglia di riconoscerci nel personaggio principale del libro, o abbiamo voglia di riconoscerci nella storia che stiamo leggendo, all'interno della storia. Quindi avere un personaggio in cui noi ci identifichiamo, un personaggio che ci diventa amico perché potrebbe essere il nostro compagno di scuola, come plastica. Plastica, oppure il nostro compagno del gruppo dei pari, o come le donne casalinghe, che più casalinghe non sono, che sono donne della vita di tutti i giorni, no? Cioè, avere dei personaggi, ripeto, delle storie con cui ci riconosciamo prossimi alla nostra vita e con cui appunto ci identifichiamo, quello sicuramente è il primo passo verso qualcosa che ci attrae. Poi è chiaro che magari la pubblicità, certo, un trailer, un book trailer, come anche per il cinema, certo, c'è qualcosa che ci ingolosisce. Però proprio su questo, ultimamente c'è una cadenza, qualcosa che, non una cadenza, c'è un porsi un po' lontano da tutto e da tutti, cioè anche una volta dice mi vedevo il film, vedevo questo, vedevo quest'altro, invece ultimamente sembra che specialmente i più giovani si annoiano facilmente di fronte a qualcosa, anche che sia un film. Questa noia, secondo te, questo fatto che tutto gli stanca, tutto è dato per scontato, fanno uffa, qualsiasi forma di sollecitazione, di stimolo viene un po' rifiutato, no? Si chiudono le porte a tutto. Secondo te, da cosa può dipendere? Allora, la noia, non tutti, ovviamente, ha vinto il Festival di Sanremo, certo, è un caso, no? Che una ragazza, perché Angelina Mango è una ragazza, no? Cioè, quanti anni ha? 22 anni, 23 anni, molto, insomma, giovane, è giovanissima, sì. Ed è lei che ha scritto il testo, quindi è un testo che rispecchia lo stato d'animo di una ragazza, sì, e di una generazione, no? Quindi la noia, però la noia era già presente, come dire, all'interno del pensare dei filosofi greci, certo. Se poi pensiamo alla noia dell'esistenzialismo europeo, no? Pensiamo ai poeti maledetti, a Verlaine, quella però era una noia positiva, cioè una noia letteraria, sì, una noia che comunque spingeva verso una direzione. Purtroppo questa è un'accidia, potremmo, esatto, quasi dire, sì, a volte è una forma di immobilismo, anche se vogliamo, cioè delle palle, tutto quanto, sì, è noioso, beh, sai, dipende sempre dagli stimolatori sociali, e gli stimolatori sociali sono comunque quelli che sono a capo di una società, no? Cioè, nel senso che se i ragazzi si annoiano è perché evidentemente, a parte che non tutti i ragazzi si annoiano, tutti, ovviamente, perché non è bello fare di tutta l'umanità, però c'è una tendenza, ci sono tanti giovani che non si annoiano, certo, e noi tendiamo sempre comunque ad eleggere ad assoluto la parte negativa di ogni generazione, però questa tendenza, no? Diciamo, però questa, purtroppo si tasta, e purtroppo, perché c'è da una parte c'è una sovrabbondanza di comunicazione, ecco, e quindi queste next gen sono convinte, perché il loro punto di riferimento è Google, il loro punto di riferimento è il cellulare, sono convinte ormai di essere padroni del mondo, di sapere tutto, di conoscere, cioè, questa tutto, è la sensazione, perché in un attimo possono accedere a qualsiasi tipo di contenuto. E la delusione, quindi, secondo te, e quando la avverrà? Qual è che tu puoi accedere a un contenuto, ma se non fai esperienza dei contenuti ti annoierai per tutta la vita. Cavolo. E quindi noi dobbiamo per forza riportare i giovani, a partire dall'infanzia, a un'esperienza. Cioè, e non solo a un'esperienza cognitiva, perché sappiamo benissimo che la nostra, la progressione antropologica dell'umano avviene per esperienza, non avviene solo per conoscenza, perché se io non ho esperienza con il mio corpo, il sapere resterà qualcosa, come
dire, di freddo, di statico. Cioè c'è una conoscenza diretta. Dobbiamo conoscere. La famosa gnosi. Dobbiamo la gnosi. Partecipare. Ecco la cosa. Cioè dobbiamo partecipare. Quindi non possiamo solo rimanere dei telefruitori di qualcosa. Perché anche chi sta sempre attaccato al cellulare è un telefruitore di qualcosa. Perché guarda. Ascolta, ma guarda, noi dobbiamo essere attraversati da una serie di esperienze. Che suggerisci? Suggerisco di incentivare l'esperienza nei luoghi della pedagogia e soprattutto nelle famiglie. E se questo non avviene da soli, come possono i da ragazzi? Da soli non ce la possiamo fare, perché il luogo non ce la fa, nessuno si salva da solo, no? Cioè abbiamo sempre bisogno di un Cristo, hai capito? Perché per incentivare la salvezza. E quindi e che non venga visto come dire qualcosa di anti qualcosa, no? Noi ci salviamo in compagnia, non ci salviamo da soli. Quindi abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci stimola, di qualcuno che ci aiuta, di qualcuno che fa esperienza insieme a noi, di qualcuno che ci invita a fare esperienza. E questo deve partire necessariamente dalle famiglie. Io imploro i papà contemporanei, imploro le mamma contemporanee, non siate così distratti, non pensate solo al beauty case la mattina alle 8:30 oppure a Netflix o a tante altre cose, no, i bambini, i ragazzi, nel momento in cui diventiamo genitori bisogna assumersi la responsabilità di avere un ruolo pedagogico fondamentale, che non è quello solo della scuola, quello solo dello sport, quello solo degli altri tra virgolette agenzie di formazione. Una volta c'era anche la parrocchia, no, la famiglia è il luogo in cui si decide il futuro di un individuo ed è fondamentale. Se il bambino fruisce i libri perché la mamma e il padre li leggono i libri, sarà un bambino che domani leggerà e sarà tra l'altro un bambino che da adulto leggerà i libri ai suoi figli e avremo dato una continuità a quello che siamo. Se invece noi spezziamo questa catena, cioè non te la spezzano in molti. E l'abbiamo spezzata da 40 anni, perché sono 40 anni che la pedagogia dice che le famiglie, i genitori si sono ritirati dalla loro funzione formativa. No? La moderna, come ritirati? Si sono sottratti, cioè non sono ad un certo punto piano piano 40 anni fa com'era? Era meglio di oggi secondo voi? 40 anni fa eravamo negli anni 80 com'erano in generale? Già guaiate, ah cioè. Già era cioè, e quindi cosa si potrebbe fare? Bisogna incentivare le famiglie a stare... Bisogna assolutamente che nel momento in cui decidiamo di diventare padri e madri, dico sempre la parola padri, perché la figura che è stata più intaccata è stata quella del padre. Perché no? Sono intaccata? Perché i padri si sono sottratti ancora di più, perché vuoi come dire l'emancipazione della donna, quindi vuoi che la donna si è presa degli spazi ulteriori e quindi degli spazi importanti, l'uomo, capito, si è ritirato da certe responsabilità, quindi i padri hanno sofferto, ma non sofferto non nel senso di soffrire, nel senso che si sono ancora di più, come dire, ritirati da un ruolo che invece è fondamentale. Il padre ci deve stare, la madre ci deve stare, ci possono stare pure due madri, ci possono stare pure due papà, ma ci devono stare delle figure di riferimento dal punto di vista pedagogico e culturale. E queste figure sono i genitori. Non possono essere i nonni, non può essere solo la maestra, il professore, non può essere solo il parroco, il catechista, non può essere solo il coach, l'allenatore, eccetera. Partono dalla famiglia, necessitano, sì, come dire, questa società necessita di recuperare il ruolo educativo del padre e della madre. Siamo degli educatori e ce la dobbiamo prendere questa responsabilità, perché poi quello che crescerà nelle nostre case sarà, come dire, il cittadino del futuro, la cittadina del futuro. Molti genitori tengono i figli con sé oltre il tempo dovuto, ma anche quella è una tendenza della nostra società. Quello è il problema. Li ostacolano pure nel farsi una vita propria, non credi? Io penso che quello sia più un problema di natura professionale, sociale, cioè il fatto che abbiamo comunque una società
quella italiana, che rispetto, che ne so, alla società svedese, spagnola, beh, sì, francese, beh, sì, o anche tedesca, cioè, hanno meno sbocchi. I ragazzi, un giovane ha meno sbocchi. È vero che chi vuole trovare lo trova il lavoro, o anche più di un lavoro, però ha meno sbocchi, e soprattutto, voglio dire, con un lavoro, apriamo un altro punto d'olè, con un lavoro a 1.000 euro, come dire, come fai a fare vita, oh, bravo, come fai a mantenere una casa, ad andare a vivere da solo, cioè, puoi fare un co-housing, no? Come si, cioè, puoi coabitare, però, voglio dire, quindi viviamo in una società che non aiuta. Linda, do proprio questo messaggio, cioè bisogna comunque continuamente, dico, contraddirsi, continuamente rinnovarsi, cioè non stiamo, questo le parte dalla casa, ma ovviamente un'esigenza interiore, non ci fermiamo mai, perché la vita è bella se siamo curiosi, la vita è bella se noi la vogliamo scoprire fino all'ultimo momento, perché c'è sempre qualcosa, qualcuno, un libro, una canzone, cioè un quadro, ma anche un gusto, un sapore, c'è sempre qualcosa da scoprire. Non vi fermate alla solita pasta asciutta, non vi fermate al solito partito, non vi fermate al solito, come dire, fogliettone, capito? Cioè, non vi fermate al solito, cioè, e soprattutto se siete veramente in gamba, cercate di scoprire insieme agli altri, coinvolgete le persone con cui vivete, le persone con cui siete amici, le persone con cui condividete parte della vostra vita, perché scoprire insieme è ancora più bello che scoprire da soli. Bellissimo, grazie Beniamino per queste parole che secondo me molti metteranno in atto, perché sono veramente buoni consigli che ci hai dato, e quindi ci vediamo la prossima volta e ci porterai altri appuntamenti, ci dirai delle altre cose che un abbraccio a tutti voi da casa. Un abbraccio, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.